Si è concluso bene il salvataggio della scorsa settimana del pakistano Bhatti da parte di Ajurli sul Nanga Parbat. Ma il polacco Pawel Kopek non è stato così fortunato. Morì impotente a soli 200 metri da una tenda. Potrebbe essere ancora vivo se qualche altro alpinista avesse mostrato la generosità che Ajurli e i soci Damulevičius della Lituania e Lanko dell'Ucraina hanno mostrato nei confronti di Bhatti. Poco dopo, Mario Vielmo ha pubblicato un rapporto sulla vetta della sua squadra italiana. In esso ha dettagliato la spinta del gruppo e la lunga e difficile discesa che ha richiesto diversi giorni. Ma cosa hanno fatto gli italiani quando hanno sentito la richiesta di aiuto di Damulevičius? Perché un portatore era senza tenda nel campo 3 e perché Powell non ha mai ricevuto ossigeno dal campo 3? La squadra italiana, come era conosciuta al campo base, comprendeva diversi alpinisti di vari paesi che condividevano lo stesso permesso. Vielmo, invece, ha fatto squadra con Nicola Bonaiti, Tarcisio Bello, Valeria Novazzi e l'argentino Juan Pablo Toro. Avevano due portatori d'alta quota. Il 2 luglio, Vielmo è partito dal campo 3 con due tende. Aveva in programma di piantare un quarto campo sulla strada per la vetta, a circa 7200 metri. Altrimenti la salita in vetta senza ossigeno supplementare dal campo 3 sarebbe stata troppo lunga. Mohamed Hussein è andato con loro. Tarcisio Bello non si sentiva bene quando è arrivato il giorno prima al campo 3. Ha deciso quindi di restare lì, mentre i suoi compagni sono andati a tentare la vetta. Quando hanno raggiunto la posizione del campo 4 nel pomeriggio, una delle tende si è rotta mentre cercavano di montarla con il vento forte. Alla fine loro cinque dovettero infilarsi in una tenda da tre persone. Di seguito la testimonianza di Mario Vielmo. Per tutta la notte il vento ha raggiunto i 45 km orari con raffiche di almeno 70 km. Siamo stati bloccati dentro la tenda, impossibilitati a muoverci o di sciogliere la neve per fare acqua a tutti quanti. Siamo stati spaventati, disidratati e alcuni di noi hanno avuto i piedi molto freddi. Ad un certo punto, un polacco si avvicina alla nostra tenda dicendoci che Powell, ancora scendendo dalla vetta, si era sentito male e aveva bisogno di aiuto, poiché era affetto da mal di montagna. Quindi gli offriamo del desametasone, ma ci dicono che hanno già somministrato tale dose e che avrebbe bisogno di ossigeno, ma nessuno di noi ce l'ha. Più tardi ci chiedono di andare ad aiutare a portare Powell dentro la tenda. Noi non l'abbiamo posto in tenda, ma ci prepariamo comunque a fatica per riuscirci. Ma è troppo tardi, il primo a partire è Mohamed, che torna poco dopo. Powell non ce l'ha fatta. Poi ci diranno che Powell era già malato di edema cerebrale quando è arrivato in vetta. L'unica cosa che forse avrebbe potuto salvarlo sarebbe stato un po' di ossigeno supplementare che solo gli Sherpa del campo 3 avevano. Come ha scritto il leader della squadra italiana, altri alpinisti sulla montagna hanno convenuto che solo l'ossigeno supplementare avrebbe potuto salvarlo. Nessuno degli alpinisti al campo 4 quella notte aveva ossigeno supplementare a portata di mano. L'ossigeno era disponibile solo al campo 3. Il leader della squadra polacca chiedeva a tutti di mandare ossigeno al campo 4, offrendosi di pagarlo. Naila Chiani, che all'epoca si trovava al campo 3 dopo la vetta, ha detto: trovare volontari non è stato facile. Il problema è che tutti erano così esausti dopo la spinta verso la vetta, indipendentemente dal fatto che avessero usato ossigeno o meno, ha spiegato la Chiani. Metà delle squadre è partita dal campo 2 il 1 luglio, si è riposata qualche ora al campo 3 e poi è partita diretta per la vetta. In conclusione, la comunità degli alpinisti d'alta quota deve riflettere su come prevenire morti evitabili. Una valutazione sensata delle proprie capacità, affrontando obiettivi ambiziosi. Protocolli veri e propri in caso di problemi, piuttosto che lasciare tutto alla fortuna di trovare alpinisti pronti a sacrificare i loro sogni e la loro sicurezza pur di aiutare. In questi tempi di arrampicata industrializzata, in cui gli scalatori non si conoscono, potrebbe essere necessario rivedere i valori dell'alpinismo. I brillanti post sui social media non possono nascondere la morte di un compagno d'arrampicata sulla neve a pochi metri di distanza. Iscrivetevi al canale, un saluto e al prossimo video sulle grandi montagne.